Buongiorno ragazze e bentornate sul mio canale. Allora, oggi farò un video tecnica, ma specifico che sarà soltanto per le principianti e anche perché il prossimo tutorial che farò ci sarà appunto l'incastonatura con l'edelica di un Rivoli da 12 mm. E sinceramente mi scoccia dirvi cercate sul web, lo so che ci sono tanti video tutorial di incastonature con l'edelica, soltanto per averlo sul canale e quindi metterlo nei link quando ci sarà un tutorial con un'incastonatura di un Rivoli da 12 mm con l'edelica, solo per questo specifico. Lo so benissimo che ce ne sono tantissimi. Allora, vi mostro quello che sarà il tutorial. È questo modulo, vedete? Con appunto un Rivoli da 12 mm incastonato con l'edelica. Io adesso vi mostro i materiali che serviranno. Scusate se sentite un po' la voce rauca, è per il semplice fatto che siamo nel periodo delle allergie. Allora, servirà un rivoli da 12 mm. Poi serviranno dell'edelica. Da 11.0 naturalmente. Delle 15.0. In questo caso dorate. E io come filo per incastonare uso sempre un filo Miyuki. Questo è tutto il materiale per l'incastonatura. Quindi l'ho detto, lo faccio semplicemente, scusate, perché così non sto lì a dirvi cercatelo oppure lo devo cercare per metterlo nell'info box, solo per questo. Quindi adesso passiamo direttamente al tutorial. Ciao a tutte! Per prima cosa, ragazze, mettiamo sull'ago 32 d'elica, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e 32. Ora chiudiamo a cerchio, ripassando naturalmente nelle perline. Quindi fate questa operazione, ripassate nelle perline, fate un paio di nodini e poi portatevi ad uscire da una delica. Ecco qua, ho chiuso a cerchio, ho fatto un paio di nodini e sto uscendo da questa delica. Ora non facciamo altro che mettere una delica sul lago, saltiamo questa e ci infiliamo nella prossima. Di nuovo una delica sul lago, saltiamo quella successiva e ci infiliamo in quella ancora dopo. Dobbiamo fare questo per tutto il giro. Eccomi di nuovo, sto per inserire l'ultima delica. Ora salto questa, mi infilo in questa. Nella prima che abbiamo messo in questo giro, vedete? E così siamo pronte per il prossimo giro. Una delica sul lago e ci inseriamo nella prossima delica. Questo lo ripeto, lo faccio soltanto per le principianti.
di nuovo un'altra delica e ci infiliamo nella prossima e facciamo così per tutto il giro. Eccomi di nuovo, sto per inserire l'ultima delica, mi infilo in questa e nella prima di questo secondo giro che abbiamo fatto. Ora io mi fermo qua con i giri di delica, comincio ad inserire le 15-0, quindi prendo sul lago una 15-0 e mi inserisco nella prossima delica. Di nuovo una 15-0 sul lago e mi inserisco nella delica successiva e faccio così, cominciando un po' a stringere la lavorazione per tutto il giro. Devo inserire l'ultima 15-0 di questo primo giro, quindi mi inserisco in questa e nella prima 15-0 che abbiamo messo e tiro il filo. Ora adesso io rifaccio di nuovo un giro sempre di 15-0. Prendo una 15-0 sul lago e mi inserisco nella prossima 15-0. Di nuovo una 15-0 sul lago e mi inserisco nella prossima. E faccio così per tutto il giro. Non tirate troppo perché poi dobbiamo posizionare il rivoli. Devo inserire l'ultima 15-0 di questo secondo giro, quindi mi inserisco nella prima quella sotto e poi nell'altra. Ora prendiamo il nostro rivoli, lo mettiamo a testa in giù e cominciamo a stringere. Ora non facciamo altro che ripassare di nuovo in queste ultime 15-0 che abbiamo inserito per stringere bene tutta la lavorazione. Io faccio in questo modo, ragazze, perché poi stringendo non si vede il filo. Ripasso solo nelle ultime 15-0. Certo, usando però un filo che non si vede. Così, in questo modo. E poi stringete. Infatti, se voi vedete, non si vede niente. Quindi fate questa operazione e ci vediamo dopo. Ecco qua, ho terminato qui, ho stretto, poi sono ripassata nelle perline per fuoriuscire dalla delica sporgente, da una delle deliche sporgenti. Quindi adesso qui io farò di nuovo un giro con le 15-0. Prendo una 15-0 sul lago e rientro nella delica sporgente. E tiro bene il filo. Di nuovo un'altra delica. Scusate, una 15-0 e rientro nella delica sporgente. E facciamo la stessa cosa come abbiamo fatto dietro. Fate per tutto il giro. Devo inserire l'ultima 15-0, quindi rientro nella delica e tiro bene il filo e poi rientro nella prima 15-0.
in questo modo. Ora di nuovo una 15-0 sul lago e rientro nella prossima 15-0. Di nuovo una 15-0 e rientro nella prossima. E facciamo così. Facciamo così per tutto il giro. Sto per inserire l'ultima 15-0 di questo secondo giro, quindi rientro nella. Quindi, dai. Nella 15-0 e poi salgo nella prima 15-0 di questo secondo giro. Ora faremo questa decorazione. Prendo una 15-0 e mi inserisco in questa dopo. E tiro il filo e si formerà questo. Ora ripasso senza mettere niente sul lago in quella che si trova più in basso. E poi risalgo in quella più sporgente e tiro bene il filo. Prendo una 15-0 di nuovo sul lago e rientro. Ops, scappata. E rientro nella 15-0, non quella sotto, mi raccomando. Ma in quella sporgente e tiro il filo e si formerà quest'altro, diciamo, picot, come un picot. Quindi adesso, senza mettere di nuovo niente sul lago, ripasso in quella che si trova più in basso e poi risalgo in quella più sporgente e di nuovo qui metto sul lago una 15-0 e rientro nella perlina, quella sempre dopo sporgente, e tiro il filo e faccio questo per tutto il giro. Terminata la decorazione, questo sarà il risultato. Vedete? Questa decorazione qui. E questo è tutto, ragazze. Quindi io adesso vi lascio, vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo con appunto il nuovo tutorial che sarà questo modulo. Un bacione a tutte quante. Ciao!